Bravi! Chiedendo umilmente perdono a tutti, mi assumo l'onore di consegnare a Maurizio la colonna di capocolonna e naturalmente fa parte anche... E allora, amici di Non Solo Mare, ecco, sono venuto a trovare Maurizio Schepici, il protagonista di questo bellissimo record fatto oggi qua a Crotone, un record mondiale di velocità. Maurizio Schepici si stava riprendendo un attimo dopo tutta la tensione pre-record e ovviamente il festeggiamento a caldo di quello che è stato un bellissimo risultato che hai ottenuto pronti via. Questa stagione 2017 si è aperta nel migliore dei modi, era quello che volevi, al di là del far contenta tutta la città di Crotone che ti ha accolto veramente con tanto calore, avevano tanto entusiasmo, ci tenevi anche per loro ma anche perché per te era un test importante per Atomic One dopo 2 anni di lavoro, 2 anni che avete vissuto intensamente con tante novità tecniche sulla barca. Anche il team è stato rinnovato, ci sono state alcune delusioni di percorso perché alcuni risultati non sono arrivati quando tu volevi che arrivavano e oggi si inizia la stagione 2017 invece con un bel risultato, un risultato che dà molta fiducia, molti stimoli per quello che sarà una stagione impegnativa che ti porterà anche poi a Cuba in Florida. Sì, sì, saluto intanto tutti gli amici di Non Solo Mare TV, tutti gli amici che ci ascoltano. Sono stanco perché abbiamo finito da circa 10 minuti, sono arrivato in hotel, mo è il tempo di farmi una doccia, cambiarmi e ritornare di nuovo allo yachting, che siamo rientrati da poco con la barca. C'è stato l'assalto delle persone belle e niente, è stata una bella gara, un bel record sul circuito per la prima volta con circa 5-6 virate e siamo andati forti, non me l'aspettavo. Infatti avevamo previsto 14-15 minuti, sono usciti fuori 11 minuti e 45, abbiamo fatto una media alta. Lo sottolineiamo, 102 nodi di media, perché 11 minuti e 45 secondi per fare 20 miglia nautiche, questo era il tracciato che avevate disegnato qua davanti allo Yachting Club di Crotone, vi portava fino a Capocolonna per poi andare alle stazioni petrolifere, quindi che avete preso al largo, e quindi con 6 virate. E quello che molti hanno fatto è evidenziato, di solito i record si fanno dritto per dritto, voi avete fatto quasi un circuito da gara. Quasi un ovale, sì, quasi un circuito da gara. E fortunatamente il tempo ci ha assistito fin troppo, si sono toccati punti di 45 gradi, 46 gradi, in barca faceva molto più caldo, però l'adrenalina non ti senti niente. Adesso sto sentendo un po' di rilassamento totale. E vedevo poco fa le immagini, ma proprio da quando sono arrivato in albergo, da 2 minuti ho visto le tue riprese che... Non riuscivamo a starti dietro, questo è stato il problema più grosso, con un elicottero che noi facevamo 95 nodi, non riuscivamo, anzi non è che non riuscivamo, cioè ci hai proprio seminato, questo ha dato l'idea di quanto forte andava la barca. Noi sappiamo che voi siete resti, non darete mai numeri precisi di quello perché ci sono anche gli avversari che ascoltano, lo sappiamo, però la media non potete nasconderla, la media è calcolabile a livello matematico, 11 minuti e 45 secondi per fare 20 miglia, la media è 102 nodi, sono tanti. No, questo te l'ho sempre detto, mo ti ripeto perché magari mi sento veramente molto stanco, però ti ripeto Francesco, è stato fatto un gran lavoro e questo record non è mio ma è del mio team, con a capo Martino, Manuela, Tony, Alessio, Om, Daniel, veramente tutti hanno fatto un lavoro pazzesco in un anno, sono riusciti a portare questa barca veramente a un livello altissimo. Ringrazio anche Gabriele Giabattista che ha fatto un lavoro eccezionale con le sue trasmissioni Jolly Drive. Ci diceva fatte proprio per la Tommy One, quindi è un modello esclusivo. Esclusivo proprio per la Tommy One con materiale che anche lui come me non mi vuole dire, le ha fatte proprio costruite interamente solo esclusivamente per la Tommy One. Francesco, aspettiamo adesso
So che appena andiamo lì stasera per la cena che ci aspettano, so che ci sarà una grande festa. Vista l'accoglienza che te l'ho riservato prima di fare il risultato, io non voglio immaginare che cosa faranno ora che il risultato è già stato sigillato ed è ufficiale, 11 minuti 45 secondi, molto meno anche di quanto tu ti eri prefissato, perché tu mi parlavi di 13 minuti. Parlavamo di circa 13 minuti. Ieri sul rettilineo fuori ci siamo messi un po' a giocare appunto per vedere l'assetto. Finalmente abbiamo visto qual è il posto giusto delle trasmissioni, abbiamo toccato punte veramente altissime che non dirò mai, però fare una media sul circuito nelle virate di 184 km orari è tanto, sono rimasto stupito, ripeto, grazie ancora a tutti i miei ragazzi del lavoro svolto. Ieri il sindaco ci diceva che una delle cose che lui teneva a sottolineare è che per raggiungere questi risultati, questo vale nella vita, nel lavoro, nello sport, ci vuole tanto tempo, tanto impegno. Tu stai dicendo è merito proprio del team che ha lavorato bene, ma non ieri, un team che sta lavorando da tanto tempo, anni di lavoro che si stanno ora, stanno iniziando a dare quei risultati che tu speravi fosse. Questo vale nello sport come poi in politica, nella vita, nel lavoro, i risultati vengono nel tempo. Chi vuole il risultato domani può anche capitare, un po' di fortuna può assistere, però non è così che si arriva poi a avere una grande barca. Io noi il Tommy One ieri l'abbiamo vista dall'elicottero, aveva un assetto invidiabile, perché in qualsiasi situazione di virata, di rettilinei, di cambio di mare, perché avete fatto la discesa con un mare sotto costa, l'altra a mare aperto c'era un po' più di onda, non ha cambiato la sua andatura. Abbiamo preso, vedevo, ripeto, le due immagini, abbiamo preso tutte le virate sia di Capocolonna che quelli giù al nord dopo il porto di Crotone, ho visto che erano tutte abbastanza piene. Poi ci stava quel pazzo di Federico Montanari che li accarezzava, nonostante eravamo soli per battere questo record, e accarezzava le boe. Comunque, oltre a giocare e a divertirsi, perché è bello anche portare la barca, ma a voi servono questi test, servono in vista proprio degli impegni che poi dovrete affrontare nelle competizioni, perché una delle cose che tu hai chiesto a Gabriele Giambattista quando hai messo le Jolly Drive era di poter avere una barca più reattiva in virata, poter chiudere di più la virata se serviva, perché in gara poi questi sono momenti in cui ci si gioca la gara. Sì, ma infatti le trasmissioni hanno fatto il suo lavoro. E ora Gabriele ha in testa di apportare delle migliorie, dove ovviamente assieme a Martino lavoreranno prima del mondiale di Chioggia, se arriviamo in tempo a farlo, perché non dimentichiamo che abbiamo la gara di Cuba che ci stiamo lavorando da un anno, sicuramente ci arriviamo sia a fare Chioggia e fare Cuba, e poi stiamo aspettando appunto la risposta di QS, dove aspettiamo le risposte per la categoria Extreme, che se ci danno l'ok siamo pronti a partire giù anche in Florida. Io vi ricordo che nel 2012 questa barca, anche se all'epoca era bianca, non era azzurra, non si chiamava ancora Tommy One, però con Maurizio aveva fatto il secondo posto in una competizione considerata difficile, forse la più difficile a livello mondiale, la Superboat americana, dove davvero lì anche gli avversari sono forti, dove servono tante componenti. Tu là avevi visto quali erano i difetti col quale, rispetto a quegli avversari, a quel valore di avversario, avete lavorato in questi anni, proprio anche in ottica di poter tornare in America e fare qualcosa di importante anche là. Sì, infatti, ti ripeto, ci ha visto lungo Martino, tu sai benissimo, i motori sono i suoi figli, che sono, li ha costruiti lui praticamente. Ricordiamo motori Sitec, italiani anche loro, come tutta la barca, tutto quanto è made in Italy, comprese le trasmissioni di Gabriele, tutta la barca rappresenta l'orgoglio italiano della massima tecnologia, e i motori Sitec che Martino insomma li conosce abbastanza bene. Li conosce abbastanza bene, anche perché ha lavorato per tantissimi anni, quindi che devo dire, Francesco? Mo ci prepariamo, andiamo a farci una doccia. Ci prepariamo a questo. Mangiarci le torte qua a Crotone, sarà una festa incredibile. Stasera non voglio immaginare che cosa vi stanno preparando lì allo Yachting Club, dove è nata poi questa amicizia particolare, personale, col sindaco. Io sono scappato, ma non perché è pieno di gente, è pieno di giornalisti, è pieno. Abbiamo lasciato giù la Manuela Procaccini, tutti là, tutto il team. Detto Manuela, vai tu, che io mi sono preso mia moglie e siamo scappati in albergo. Francesco, sono contento, ci è venuto a trovare anche il presidente del Crotone Calcio a complimentarsi, dove appunto gli ho regalato la magliettina del Tommy,
è venuto a controllare la barca, ha voluto sapere quanti cavalli, com'era la barca, è voluto entrare dentro a vedere tutta la strumentazione. È stato veramente un weekend di sport, la gente entusiasta, tutti entusiasti, hanno fatto la sfilata con la barca in giro. Io sono vero stanco, distrutto, ma nello stesso tempo contentissimo della gente, dell'amministrazione, Mimmo, Sandro, Ugo, il sindaco, perché proprio un'accoglienza, non ti dico mai vista, ma veramente soltanto in pochissimi posti si vede una cosa del genere, non in Italia, nel mondo. E allora, amici di Non Solo Mare, ecco, alle nostre spalle c'è proprio il cuore, il segreto di uno dei segreti importanti con cui la Tommy One ha fatto questo importante record mondiale qua a Crotone, le trasmissioni Jolly Drive, trasmissioni che hanno dato la possibilità a queste imbarcazioni di dare, di esprimersi al meglio, perché ieri abbiamo visto che un lavoro importante ovviamente che richiede tutto il team, ha lavorato su tutta la barca, ma le trasmissioni di superficie sono quelle che permettono poi alla barca di essere più reattiva. Noi ieri Gabriele Giambattista Jolly Drive era a terra, non eri in barca con Maurizio in barca aveva Federico Montanari, però la Tommy One l'abbiamo vista subito reattiva sia nella fase di partenza, ci ha seminato con l'elicottero 95 nodi, eravamo sulla barca e ci ha proprio lasciato lì, e questo poi anche nelle virate, cosa che in passato nelle competizioni, qua c'erano 6 virate, la Tommy aveva questo problema di chiudere la virata. Qua abbiamo visto che volendo l'ultima boa Federico l'ha aggredita come se fossimo in gara e l'aggrediva con una chiusura molto importante. Questo significa poter governare, decidere tra i record importante, perché in un 20 miglia di tratta di quello che era il percorso l'hanno fatta, mi pare, oltre ai 100 nodi, 102 nodi di media, per cui vuol dire aver potuto tenere 185 km orari circa di media, e questo con le virate, 6 virate, insomma io penso che come Jolly Drive non potete che essere soddisfatti. Sì, molto soddisfatti. Su questa imbarcazione abbiamo creato delle nuove trasmissioni con delle lunghezze diverse, molto robuste ma nello stesso momento leggere, costruite sempre, come sempre, in acciaio inossidabile. Gli abbiamo dato un design molto aggressivo, ma a parte la trasmissione abbiamo creato all'interno dell'imbarcazione un moltiplicatore di giri, sempre fatto da noi, un moltiplicatore raffreddato ad acqua di mare, per permettere alle eliche di fare più giri del motore. E questo permette di mettere eliche più importanti, quindi più, di diametro più grande. Abbiamo adottato, rispetto a prima, delle eliche più grandi di diametro, perché questa barca è una barca importante, pesante, e quindi è giusto che il diametro sia maggiore. Giriamo con delle eliche, ripeto, rispetto a prima di un pollice più di diametro. Queste sono eliche nuove, tra le altre cose che gli ho fatto prendere a Maurizio 20 giorni fa. Che qui abbiamo testato e devo dire che sono spettacolari. Io vorrei sottolineare che Maurizio, quando 2 anni fa incontrò Gabriele Giambattista e si siedero a un tavolo, 2 cose aveva chiesto per migliorare la Tommy, che già era una bellissima barca. Ha detto: io devo migliorare le partenze, perché spesso con i benzina era difficile confrontarsi. Questo ricordiamo, a 2 SeaTac da 950 cavalli diesel, quando si confrontava Key West con i benzina erano molto pronti e lui questo lo soffriva, poi andava a prenderli dopo, dice: ma perché devo partire sempre con lo svantaggio di 10 secondi e poi nelle virate sappiamo che la barca all'epoca aveva una virata molto più larga, era difficile se volevamo chiudere una virata per magari andare a chiudere all'interno il nostro avversario, c'era da prendersi dei rischi, cosa che invece adesso, ecco, lui ti ha chiesto queste 2 cose e Jolly Drive in 2 anni penso abbia dato quello che Maurizio aveva chiesto. Sì, a parte le trasmissioni abbiamo lavorato sul timone, abbiamo lavorato sugli assetti della barca e devo dire che la barca è molto più ferma rispetto a prima, perché abbiamo allungato il timone, quindi sul circuito dove ci sono tante virate montiamo il nuovo timone e devo dire che la barca gira in maniera paurosa, è molto ferma, non scoda, quindi questo è importante, ti dà sicurezza nelle virate. Siccome si vira a velocità sostenute è giusto tenere la poppa ferma e questo è il timone che aiuta a fare questo. Per quanto riguarda lo sprint che ha adesso la barca, perché ha un'accelerazione paurosa, quindi raggiunge la velocità massima in brevissimo tempo, questo è dovuto proprio dai rapporti di riduzione, dai diametri delle eliche, quindi aggiustare perfettamente i giri motori con giri elica. Ripeto, questo è dovuto dal moltiplicatore di giri che abbiamo dentro e abbiamo azzeccato perfettamente i rapporti, abbiamo azzeccato le eliche,
i giri di motori sono giusti in velocità massima e facciamo delle velocità veramente importanti. Veramente. Ieri appena è partito, 95 nodi, ripeto, con l'elicottero ci è scappato verso capocolonna, ma non è che andava via piano piano, a un certo punto noi ci siamo resi conto che ci stava seminando e noi eravamo a 95 nodi, non sappiamo lui quanto reggeva sulla sua, sul suo strumento, però sicuramente superava, io penso dei 110 li ha superati, perché cioè, visivamente la barca andava via. Sì, la barca molto possiamo prestante. Dire che ha superato in certi momenti 110 li ha superati. Sì. Io so che voi siete resti a dare numeri, non daranno mai i numeri agli avversari per dire esattamente quanto la barca ha preso, ma i 110 possiamo dire è visivo dalle sono immagini. Quindi over 110, questo è sicuro. I dati precisi non li possiamo raccontare perché ci sono anche gli avversari che guardano e non vedono l'ora di incontrarvi. Sì, comunque ripeto, barca con un assetto spettacolare, ieri l'ho vista da fuori, visto che non sono potuto salire a bordo, barca assettata in maniera perfetta, direi perfetta. E quindi sono molto contento del lavoro che abbiamo fatto noi come Jolly, che ha fatto tutto il team, sia per i motori, per la messa a punto di tutto. La barca adesso è veramente a punto. Sia a livello meccanico, elettrico, trasmissioni, eliche, quindi speriamo di fare un buon risultato quando ci scontreremo con gli altri team. E poi ci sarà a novembre questo importante record che è stato già annunciato, la Tommy One andrà a Cuba, andrà a fare questo record storico, Cuba-Miami, una tratta molto più impegnativa, là saranno 100 le miglia rispetto a qua che sono 20, erano 20 miglia di percorso, sarà lì conterà molto anche l'affidabilità, però la velocità media va tenuta alta come è stato fatto qua, quindi voi tutti questi test e questo record serviva anche ad avere dei numeri in mano per capire fin dove possiamo spingerci quando andremo a Cuba. Certo. Sì, come dici te, l'affidabilità conta tantissimo, infatti stiamo lavorando per questo, per avere una barca affidabile. Nel racing ovviamente si parla di racing dove si va a cercare anche l'estremo, tutto questo lavoro Gabriele Jolly Drive confermerà, a voi serve per poter vincere delle gare, per fare dei record importanti come qua a Crotone, però poi soprattutto ne traete vantaggi enormi nel progettare queste trasmissioni invece su barche da diporto di vario tipo. L'ultimo che abbiamo visto è il DNA, nato tutto in casa Jolly Drive, lì c'è la massima espressione. Trasmissioni studiate per quella barca, la carena la conoscevamo benissimo, però voi fate questo lavoro appunto che viene dal racing, serve soprattutto nello sviluppare poi delle soluzioni affidabili, delle soluzioni che permettono di abbattere i consumi, sono tutti segreti che noi sappiamo quanto sia difficile, detto così sembrano tre cose facili, ma sono le cose più difficili. Sì, DNA che è una nuova creatura nata da Jolly Drive, abbiamo fatto un gommone di 13,50 m con spirito sportivo. Si adotta trasmissione di superficie con due motori turbo diesel da 440 cavalli. Questo è un mezzo che fa circa 54-55 nodi di velocità massima. Sottolineerei che la Tommy One quanti metri sono? 14 metri? 2, 13 sì, metri? Sono, 13. Sono, sì, è un 44 anche la Tommy One. Siamo più o meno lì. Qua ci sono però 1000 cavalli in più, sì. Almeno ufficialmente, poi non andiamo a vedere esattamente come i motori sono stati ovviamente spinti e portati all'estremo, però volendo fare i conti matematici, sul DNA ha la metà della potenza della Tommy One. Sì, ha la metà, forse un po' meno della metà della potenza, facciamo 55 nodi, viaggia 40 nodi di crociera con tutto comfort, consumando veramente poco. Una barca che si guida benissimo, piacevole guidarla. Anche il DNA, una barca con due timoni addirittura, lì montiamo le trasmissioni versione special e guidarla è veramente un piacere, è veramente un piacere, una barca che lasciando lo sterzo lei prosegue ad andare dritto, non scarroccia, non si muove, non si scompone mai, come scompone mai. La Tommy One, solo che la Tommy One viaggiava qua oltre over 100, noi abbiamo detto over 100, quindi immaginate di andare oltre i 100 nodi e vedere un'imbarcazione che sta perfettamente in assetto, non beccheggiava, non si scomponeva nemmeno là fuori dove c'erano poi le piattaforme petrolifere, dove un po' di mare c'era adesso, sì. Senza esagerare, ma io direi che quasi in certi momenti un metro d'onda ci poteva stare, ma la barca era come se non c'era nulla, era un mare proprio, non si scompone mai, questo penso sia uno dei segreti. È uno dei segreti, sì, dei pregi di questa imbarcazione. Allora vi terremo aggiornati su quelle che saranno le prossime tappe della Tommy One. Intanto qua a Crotone è stato siglato, segnato e registrato questo record che adesso ovviamente la UIM ufficializzerà. C'era con noi il presidente della Unione Internazionale Motonautica, Raffaele Chiulli, ha voluto vedere con i suoi occhi cosa significa fare un record serio, no? Un record che adesso chiunque volesse batterlo deve fare meno di 11 minuti e 45 secondi per fare 20 miglia nautiche con 6,5
arrivate. Non è per tutti, però qualcuno ci potrebbe provare e noi siamo qua apposta per raccogliere le sfide. Tommy, se ci sarà qualche sfidante, sarà pronto ovviamente a rimettersi in acqua. A rimettersi in gioco, certo. Conoscendo Maurizio sicuramente. Grazie, grazie. Ciao Gabriele. Grazie, grazie a voi.